Ciao Davsim, l'altra sera Barcellona-Liverpool tra la miriade di spunti che ha fornito, ne ha fornito anche uno per quanto riguarda la valorizzazione dei giocatori, o se volete il terzino sinistro, o se volete il gran lavoro fatto da Klopp. Insomma, lo possiamo vedere da mille prospettive. È veramente è un prisma questa questione. Dove lo guardi, c'è sempre qualcosa che ti dà di più, una luce, ti proietta un riflesso, ecco, e ti dà la possibilità di fare delle riflessioni, delle considerazioni come quelle che proverò a fare. In che senso? Nel senso che vorrei parlare di Robertson, ragazzi. Vorrei parlare di Robertson perché al di là dell'esaltazione fatta in telecronaca, in particolare da Adani, ma anche da Trevisani, è oggettivo che Robertson ha fatto una grande partita al Camp Nou contro il Barcellona. Quindi si è messo in luce, ma non è la prima volta, perché Robertson è uno di quei giocatori cardine, giocatori chiave del Liverpool di Klopp e dello schema, delle idee di Klopp, appunto di come si tramutano in azione le idee di questo allenatore. Ed è un giocatore esaltato e valorizzato alla massima potenza da Jürgen Klopp. E parliamone allora, e poi facciamo un confronto con Alessandro, perché veramente mi sono mangiato le mani a vedere questa situazione. Non solo che noi, la Juventus, eravamo a casa sul divano a vedere partite giocate da altre squadre, ma anche che, oltre al danno, la beffa. Giocatori come Robertson, vediamo che sfoderano prestazioni esaltanti in una partita importantissima. Poi, ok, hanno perso, però, diciamo, se parliamo delle prestazioni individuali, la sconfitta non conta. Mentre noi dobbiamo ancora stare ad osservare il rendimento altalenante e poco convincente di giocatori come Alessandro, che sulla carta dovrebbero valere di più, dovrebbero essere più importanti. E invece evidentemente non è così. Robertson, nato l'11 marzo 1994, ha da poco compiuto quindi 25 anni. Scozzese, e già questa è una novità, già questa è una notizia, perché i giocatori forti in Scozia non se ne vedono. Terzino sinistro, mancino, gioca nel Liverpool, contratto fino al 2024, attualmente vale 50 milioni, fonte Transfermarkt. Quanto vale Alessandro secondo voi? 50 milioni. Il punto è il percorso per arrivarci, perché Robertson a giugno 2017, cioè pochi giorni prima di essere acquistato da Liverpool, sapete che valore di mercato aveva? Per dirlo, cioè non lo conosceva nessuno. Aveva 20, 22, 23 anni e valeva 7 milioni di euro. 7. E infatti è stato pagato solo 9 milioni da Liverpool nel luglio 2017. Adesso, anzi l'anno scorso, scusatemi, alla fine della scorsa stagione già il suo valore di mercato era lievitato fino a 25 milioni, fino a 25 milioni, cioè quasi quadruplicato, fino a raddoppiare poi nel corso di quest'altra stagione e non è neanche finita, cioè ad oggi 50 milioni, 25 a giugno della scorsa stagione. La scorsa stagione Robertson già è stato inserito alla grande da Klopp, 30 presenze totali, non quindi titolarissimo, ma più sì che no, di cui 6 presenze in Champions, un gol e 5 assist in Premier. Questa stagione molto di più, ben 44 presenze ad oggi, 3 maggio, poi ne farà altre, di cui 10 in Champions, ben 10 presenze in Champions, quindi praticamente le ha giocate quasi tutte, 13 assist, di cui 2 in Champions, cioè ha fatto 11 assist in Premier e 2 assist in Champions. 13 assist Robertson, questa è già la misura della bravura di questo giocatore, che poi al di là delle caratteristiche può piacere, a me è piaciuto tanto al Camp Nou per la corsa, soprattutto per la dedizione e la concentrazione. È riuscito a fare delle mostruose diagonali difensive, recuperava a campo aperto correndo all'indietro verso la propria porta veramente senza sosta. E con una grande determinazione che Alessandro non mostra, perché Alessandro sembra svogliato proprio in questo tipo di azione, proprio quando deve correre all'indietro e tante volte quando va in avanti non ci mette la qualità adeguata per risultare decisivo. Ed infatti vi porterei un po' di numeri per fare un raffronto. Prima però vi dico che Alessandro adesso vale pure lui 50 milioni. A luglio 2015, prima di essere acquistato dalla Juventus, valeva 20 milioni, è stato pagato 26 e all'epoca aveva 24 anni, quindi circa un anno in più rispetto a Robertson quando è stato preso da Liverpool. Però vedete, il percorso è completamente diverso, perché Alessandro abbiamo preso che già valeva 20 milioni. E invece Robertson è stato portato a valere questo, è stato portato ad essere così forte da Klopp. E parliamo di valorizzazione dei giocatori che Klopp è riuscito a fare, riesce a fare su Robertson e su tanti altri. E
e Allegri no. Poi su Alessandro possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo, è colpa sua, ha una mentalità non adeguata, non si impegna, è un giocatore svogliato, possiamo criticarlo in tutte le maniere, ma resta il fatto che l'allenatore, se è bravo e se è veramente bravo, riesce a correggere i difetti anche psicologici dei giocatori, riesce a compensarli e ad esaltarli, a valorizzarli. Non sappiamo Robertson che carattere ha, che testa ha, ma Klopp lo ha trasformato in una macchina da guerra. Allegri, Alessandro lo ha trasformato in una, non lo so, ditemi voi, in un qualcosa che è tutt'altro che utile per la battaglia, qualcosa di veramente inconsistente molte volte. E guardiamo allora i numeri forniti da WhoScored. Come vi dicevo, Robertson, tenendo conto soltanto del campionato, quindi Premier e Serie A, ha fatto 11 assist, Alessandro solo 2. Vince Alessandro per quanto riguarda i tiri a partita, cioè vince 0,8 tiri a partita, Robertson 0,4, ma questo non è un dato da tenere veramente in considerazione, perché il terzino non deve tirare in porta. Certo, se tira è meglio, ma non dovrebbe fare gli assist, ed infatti molto meglio per Robertson aver fatto 11 assist che non per Alessandro aver fatto 0,8 tiri a partita. Meglio Alessandro, ma di poco, per quanto riguarda la precisione dei passaggi, 83 Robertson, 84,5 Alessandro. Meglio Alessandro anche per quanto riguarda i duelli aerei, però caratteristica non indispensabile, perché dipende dal tipo di gioco che fai. La Juve tiene sempre palla alta, di conseguenza induce anche l'avversario ad alzare il pallone, e quindi si autoinduce a dover fare parecchi duelli aerei. Alessandro ne fa 1,9, Robertson solo 0,6, perché probabilmente il Liverpool, giocando sempre palla bassa, non induce neanche gli avversari ad alzarla e quindi si sottrae al discorso dei duelli aerei. Quindi non è detto che Alessandro sia migliore di Robertson sui duelli aerei, semplicemente tenendo conto del contesto capita di più. Bene entrambi per quanto riguarda i contrasti, 2,3 a partita, meglio Alessandro per gli intercetti, 1,2 0,9. Questo è un dato positivo per Alessandro e noi glielo neghiamo, anzi glielo riconosciamo. Molto meglio però Robertson per quanto riguarda i falli, Robertson fa solo 0,5 falli a partita, Alessandro oltre il triplo 1,6, e qui secondo me c'è già la misura della differenza di concentrazione, di impegno e di carattere tra i due giocatori, perché un giocatore, un difensore che fa pochi falli significa che sa affrontare l'avversario e che non si trova in situazioni di affanno o di svogliatezza. Alessandro è proprio il secondo caso. Molto meglio Robertson anche per quanto riguarda i fuorigiochi provocati, 0,5, Alessandro 0,2. Qui potremmo fare un discorso che non finisce più sulla fase difensiva del Liverpool e sulla fase difensiva della Juventus, e quindi andiamo oltre, andiamo ai dribbling subiti. Qui vince Alessandro 0,5 contro 0,9. Su questo fondamentale probabilmente Robertson deve migliorare, ma a margine per farlo. È già meglio però per quanto riguarda il key pass, 1,4 contro solo 1,2 di Alessandro. Quindi se andate a sommare i key pass con gli assist, Robertson praticamente in fase offensiva Alessandro se lo divora. Passando invece ai dribbling fatti, 1 vince Alessandro con un dribbling a partita, Robertson 0,8. È questione di caratteristica, Alessandro sicuramente molto più bravo in questo, ma mi piacerebbe che i suoi dribbling fossero poi più produttivi in termini di fase offensiva. Palle perse, meglio Robertson 0,9, 1,2 Alessandro, altro campanello d'allarme sull'approccio alla partita di Alessandro. Chiudiamo con il dato sui cross, 0,6 a testa, quindi più o meno ci siamo. Però i cross di Robertson sono più efficaci, perché con lo stesso numero di cross a partita in media di Alessandro ha sfornato 11 assist e ha fatto più key pass. Quindi capite, ripeto, concludendo, possiamo serenamente dire che Klopp sa valorizzare ed esaltare i suoi giocatori e Allegri difetta molto in questo. Poi potete dire quello che volete, possiamo dire quello che vogliamo sull'aspetto umano e caratteriale dei singoli giocatori, possiamo dare ad Alessandro tutte le colpe del mondo, ma ripeto, l'allenatore bravo / bravissimo riesce a valorizzare anche i giocatori che hanno dei difetti e dei limiti, anzi soprattutto loro, perché il lavoro dell'allenatore è anche questo. Se il video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale se volete rimanere in mia compagnia anche per contenuti come questo, e attivate la campanella altrimenti vi perdete appunto i prossimi video. Passate in descrizione dove ci sono tutti i link per seguirmi sui vari social, soprattutto su Instagram. Ditemi la vostra nei commenti qui sotto. Grazie per aver guardato e sempre forza Juve!